Oggi siamo con Guido Maria e Rachele. Maria è un medico internista che lavora in un ospedale a Milano e ha abbracciato anche la medicina cinese, quindi in modo olistico lavora sui suoi pazienti. Guido è un documentarista, fotografo, biologo e anche lui con la passione della medicina cinese. 9 mesi fa hanno fatto questa splendida creatura, Rachele. E a Rachele fanno dei trattamenti particolari che adesso ci spiegheranno. Quello che ci interessa trasmettere in questa intervista è l'importanza del massaggio nei bambini. Le mamme occidentali in realtà non hanno un rapporto così diretto con il corpo dei loro figli. Quindi, attraverso Maria e Guido, oggi cerchiamo di capire questo aspetto. Maria, spiegaci l'importanza del massaggio nei bambini. Allora, il contatto del massaggio penso che per un genitore, dico genitore non mamma, semplicemente perché anche per il papà è fondamentale, è un tocco, un aspetto importantissimo del rapporto col proprio bambino. Innanzitutto fa parte di una naturalezza del rapporto che un po' si è perso. Ma diciamo che sin dall'antichità in tutte le culture l'aspetto del massaggio è un aspetto fondamentale del rapporto genitoriale e quindi è bellissimo poter avere questa possibilità col proprio bambino di rapportarsi in questa maniera così naturale e bella. Diciamo che nella nostra società si va sempre di più verso una genitorialità a basso contatto, cioè il genitore, diciamo che tocca, sta sempre meno col proprio bambino, delega magari ad altre figure e anche passa veramente sempre meno tempo col proprio bimbo. E penso che beh, con Guido abbiamo sperimentato che proprio il tempo è il dono più grande, la condivisione più grande che si può appunto fare con il proprio bambino. E quindi abbiamo sperimentato in maniera molto efficace sulla nostra bimba questo massaggio che in realtà è un massaggio particolare, nel senso che è il massaggio tradizionale cinese, appunto il Tuina, che ha una valenza sia preventiva, nel senso che può andare benissimo per un bimbo che non ha nessun tipo di disturbo, quindi semplicemente per farlo mantenere in buona salute, oppure può essere efficacissimo anche per quei disturbi che sono magari banali ma comuni e possono essere veramente anche invalidanti per una coppia, per una mamma, per un papà, e possono far preoccupare tanto dei genitori che anche senza, appunto, senza ricorrere, come si fa invece spesso, ai farmaci, possono essere risolti in maniera efficace con questo tipo di massaggio. Guido, perché i genitori occidentali massaggiano poco? Ma da un lato c'è un timore, soprattutto in molti padri, ma anche in alcune madri, effettivamente vedono il bambino come una cosa fragilissima, che non si può toccare, che bisogna solo adorarla, metterla in un podietto. Invece questo forse è anche dovuto perché la nostra cultura è molto più mentale che corporea. Il corpo è sempre qualcosa che viene dietro, ma che non è così importante. Quindi è più importante la parola, è più importante la spiegazione, e il bambino che è ancora piccolissimo, che invece ha tanto bisogno di tocco, di baci, di carezze, ecco, questa scienza, che è un'arte più che una scienza, di un tocco sapiente, è quella che invece ristabilirebbe un rapporto più armonico con il bambino, e nello stesso tempo questo tocco sapiente armonizza quelle che sono le energie del bambino. Perché la medicina tradizionale cinese è una medicina di tipo energetico. Laddove c'è uno squilibrio, ecco che con un tocco sapiente in alcuni punti, che sono i punti dell'agopuntura della tradizione cinese, e con manovre, manipolazioni particolari, anche l'uso di alcuni strumenti, riporta quella situazione di disequilibrio in una situazione di equilibrio. E così si possono risolvere tutte le piccoli fastidi che può avere un bambino, dall'insonnia al mal di pancia, alle piccole febbricole, ma soprattutto le coliche, per esempio, sono efficacissimi. Con Rachele, dandole tutte queste attenzioni e straordinarie cure,
Avete visto dei miglioramenti in che cosa? Beh, questa bambina, boh, sarà perché siamo fortunati, non so se soltanto per via dei nostri tocchi meravigliosi, eccetera, ma questa bambina non ci ha mai dato pensiero, non ha mai avuto problematiche, lei mangia, dorme, è una bambina normalissima e soprattutto è molto serena, tranquilla, sorride a tutti, è gioiosa e... Certo, gli abbiamo dedicato molto tempo, in più anche un tempo ben utilizzato in qualche modo, in cui abbiamo sperimentato molte cose, ma soprattutto l'abbiamo molto massaggiata in senso preventivo, cioè non siamo neanche dovuti mai intervenire in situazioni patologiche, ma massaggiandola abilmente in modo molto costante, lei in effetti non ha mai avuto nessuna problematica. Con Maria facciamo vedere la manovra per rilassare. Allora, per rilassare, quindi anche per i bambini che hanno problemi ad addormentarsi, sono un po' inquieti, agitati, quindi hanno un sonno difficoltoso, ci sono delle manovre molto semplici che le mamme e i papà possono fare sul bimbo e sono, diciamo, dei tragitti che sono sulla testa. Quindi il primo è un tragitto che va dal punto che sta tra le sopracciglia all'attaccatura dei capelli. Il movimento è molto facile e praticamente viene eseguito con il pollice, con questa zona del pollice, il margine radiale, da qua si va fino a qui. Il tragitto è questo e viene, diciamo, ripetuto con questa manovra di scivolamento del dito in maniera piuttosto rapida per circa 2 minuti. Questa manovra è interessante farla magari alla sera, prima che il bimbo vada a dormire, perché può facilitare un sonno proprio riposato. Ecco, questa è la manovra. Poi esiste un'altra manovra che è simile alla precedente, in cui il movimento è sempre lo stesso, quindi una piccola manovra di scivolamento, di spinta, diciamo, che viene svolta sempre con il pollice del genitore e questa volta il tragitto va dall'attaccatura dei capelli del bimbo alla sommità del capo, quindi con questo movimento, sempre così. Diciamo che il movimento non è proprio solo di sfioramento, è un po' di più, quindi una spinta. E viene svolta in questa maniera, si cerca sempre di muovere il polso in modo tale che il polso non rimanga rigido e quindi poi ci sia anche il dolore da parte di chi fa questo tipo di massaggio, e questo serve proprio per calmare il bambino. Abbiamo fatto vedere un tipo di manovra per rilassare. Ci sono altri tipi di manovre sempre di rilassamento e comunque di contatto, di piacere? Sì. Ce ne fai vedere una, Guido? Sì, c'è quest'altra manovra che parte sempre dal punto tra le sopracciglia. Ecco, adesso non si lascia tanto fare. E che si scorre sopra le sopracciglia in questo modo. Sì, ma non sempre si può obbligare il bambino e allora bisogna in qualche modo rilassarlo. Per esempio adesso noi dovremmo fare un altro tipo di manovra che accetta di più, che è sotto i piedini. E questo che tipo di manovra è? È sempre un punto per rilassare il bambino, perché ovviamente non bisogna essere troppo schematici, ma bisogna adeguarsi anche alle esigenze del bambino. Se il bambino non si lascia fare una cosa, si passa ad un'altra. E poi quando magari è il momento migliore si passa a quell'altra, ecco, ecco, guarda, che bello così, è bello, ecco. Ecco, tu dicevi una cosa importante, che non bisogna essere schematici, ma immagino che anche in questo caso bisogna empatici e sentire le esigenze del bambino. Quindi anche una semplice manipolazione, contatto, in qualche modo può procurare un benessere al bimbo. Certo, certo, però questi sono tutti dei contatti comunque consapevoli di fare dei tocchi che sono dei tocchi particolari. Comunque sempre anche un massaggio fatto a proprio agio,
come fosse un gioco e comunque sempre molto piacevole sia per il bambino che per il genitore. E poi soprattutto sviluppa questa empatia di cominciare a sentire proprio dal bambino quello di cui ha più bisogno. E tu come genitore cosa impari? Si impara tutto. Tutto, perché quando si instaura questa empatia si scopre che la parola non è così fondamentale, ma tante cose si può dire, ci si può capire senza bisogno dell'utilizzo della parola, insomma. Quindi tu stai dicendo in qualche modo che il corpo e il non detto, soprattutto in questa fase, è più importante del parlare? Certamente, certamente. È chiaro che ti ascoltano benissimo, capiscono quello che dici, però il contatto fisico, lo sguardo, l'espressione, spesso dicono molto di più che una semplice parola. Adesso facci vedere una manovra per quando piange perché ha le coliche. Ok, quindi questa è una situazione molto frequente per le mamme, soprattutto nei primi mesi di vita dei bimbi. Allora, innanzitutto c'è una manovra che si può fare molto semplice sulla mano del bimbo. Allora, se si tratta di una femmina si utilizza la mano destra, altrimenti per i maschi la mano sinistra. Quindi si va dalla piega del polso verso la base del fiste in uno scivolamento, sempre eseguito con il pollice del genitore, dalla piega del polso verso la base del pollice in questa maniera. Praticamente si scorre lungo questa struttura anatomica che si chiama eminenza tenar. Comunque è una manovra molto semplice in questo tragitto breve, che viene ripetuto sempre questo scivolamento più volte in maniera piuttosto veloce, con questo tipo di movimento molto fluido. E diciamo che la manovra dura circa 2 minuti, ma sempre un po' si segue anche il bambino, se accetta il massaggio si approfitta per farlo per la durata giusta, insomma. Questo serve proprio per sbloccare un po' dall'intasamento alimentare che chiaramente il latte come alimento può provocare nel bambino piccolo. Poi sempre per il disturbo delle coliche c'è la manovra di massaggio dell'addome, che viene eseguito in questo modo, tenendo praticamente le quattro dita della mano adese alla parete addominale del bimbo, e poi viene eseguito una sorta di massaggio, diciamo un circolare piuttosto profondo, è come se si dovesse provocare una specie di onda all'interno dell'addome del bimbo, e si cerca di fare appunto una direzionalità del movimento in senso appunto orario, chiaramente secondo il decorso anatomico dell'intestino, proprio per favorire l'evacuazione, che può appunto togliere il disturbo delle coliche. Di solito i bambini gradiscono tantissimo il massaggio alla pancia, come si vede. Perché? Ma perché è molto piacevole, dà calore, è una pressione molto piacevole, diciamo, ecco. Ecco, però a proposito di pressione, perché mi immagino che una madre che magari non è una dottoressa, che magari non ha un certo percorso, preme il ventre del proprio bambino e dice ma non gli farò male, ecco, come si può imparare anche a massaggiare, a far pressione? Sì, certo, un po' è il discorso che faceva prima Guido dell'aspetto di non ritenere che i bambini siano così fragili. Sì, sono piccoli, ai neonati sono delicati, ma hanno una forte energia, e quindi è la mamma che con naturalezza, anche con l'istinto proprio materno, capisce un po' il tocco da utilizzare, non deve avere il timore di far del male al bimbo. La pressione chiaramente sarà una pressione adeguata, non eccessiva, però sicuramente non un leggero sfioramento della pancia che non provocherebbe nessun tipo di risoluzione del sintomo, ecco, deve essere una pressione un pochino vigorosa. Adesso l'hai messa invece in questa posizione, che massaggio gli fai, a che cosa serve?
Allora, in questa posizione si possono fare tantissimi tipi di massaggi. Adesso faccio vedere un massaggio, una manovra molto semplice e utile in caso il bimbo abbia disturbi di tipo respiratorio, come un po' di catarro, di tosse, cosa che succede chiaramente molto frequentemente. Allora, il massaggio è semplice, è una manovra che viene eseguita con i due pollici e la mamma o il papà fanno questo movimento di apertura praticamente lungo il margine delle scapole del bimbo, e questa manovra serve proprio un massaggio che serve per sbloccare dal catarro il bambino. Sempre un movimento così di scivolamento che viene eseguito in maniera ripetuta, quindi due pollici prima partono vicini e poi si allontanano, quindi è come se fosse una manovra di divisione, e sempre si fa per circa 2 minuti, secondo appunto anche della reazione del bambino, ma insomma è sempre molto piacevole. Perfetto, volevo farti questa domanda, Maria. Ogni mamma, secondo te, al giorno quanto tempo deve dedicare al massaggio, e se poi è veramente essenziale farlo tutti i giorni? Allora, chiaramente idealmente farlo tutti i giorni è sicuramente una cosa positiva. In ogni caso va sottolineato che non va dedicato tantissimo tempo, anzi il tempo dedicato per il massaggio può essere magari tutti i giorni prima di dormire, ma bastano anche 5 minuti. Quindi questo è sicuramente un aspetto positivo di questo tipo di tecnica, perché consente a un po' tutte le mamme di poterlo fare. Maria e Guido, voi siete due genitori un po' atipici rispetto al panorama, e soprattutto avete sposato uno stile di pensiero. Avete aperto un blog che parla alle mamme, e adesso me lo racconterete, e soprattutto vostra figlia è quasi a costo zero. Questo aspetto è molto interessante da trasmettere anche alle altre mamme. Mi raccontate questo vostro percorso? Ecco, il nostro percorso si basa soprattutto sul cercare di ottimizzare gli sforzi, le energie, e dall'altro fare delle scelte che possono apparire coraggiose. Non so se avete visto, questo non è un pannolino usa e getta, ma è un pannolino lavabile. E anche nei pannolini lavabili bisogna un attimo studiarseli tutti per trovare, diciamo, quelli più adatti. E teniamo conto che il pannolino lavabile ha tantissimi vantaggi, non soltanto quello economico, sono ecologici perché non dobbiamo buttare via dei rifiuti che non sono trattabili, e inoltre non provocano reazioni allergiche al bambino perché sono tutti tessuti naturali, e quindi non devi usare cremine, non devi usare oli particolari, non devi curarlo in nessun modo, perché con questo tipo di pannolini non avrai nessun tipo di problematiche. Tutto sta però a fare le scelte giuste, perché non è vero che questi pannolini perdono, per cui uno si ritrova bagnato, ma devi semplicemente scoprire quali sono i modelli giusti e corretti da utilizzare. Poi, a parte i pannolini, l'alimentazione, uno può preparare tutte le pappe senza bisogno di comprarle già fatte. E nello stesso tempo, no, se uno lo massaggia tutti i giorni, non ha bisogno di spendere per pediatri e per farmaci o cose del genere. Poi, se si ha anche l'attenzione a condividere insieme ad altre mamme, che possono essere figli di sorelle, fratelli, eccetera, si possono ricevere in cambio un sacco di oggetti che non vanno ricomprati tutte le volte. E quindi passeggini, cose, eccetera. E quindi devo dire che noi abbiamo avuto la fortuna di utilizzare le nostre sorelle che avevano già altri bambini, e in questo modo uno riesce a ottimizzare tantissimo. Quindi una famiglia da questo punto di vista può fare anche 3-4 figli. Sì, anche perché poi i costi si dividono. Soprattutto il problema è cercare di dedicare il tempo. E raccontaci come si chiama il vostro blog e il messaggio che volete trasmettere alle mamme e alle future mamme. Ma il nostro blog si chiama Mamma Pura e Semplice, proprio perché la naturalità è diventata una cosa molto difficile, molto complessa, e che richiede anche sforzi e scelte coraggiose, controcorrente sicuramente, un po' da salmoni in effetti. Che però danno un sacco di soddisfazione, assolutamente. Quindi mamme, papà,
ce la farete anche voi a essere coraggiosi. Questo percorso è un percorso che secondo voi tutti possono intraprendere velocemente o richiede una consapevolezza che parte da lontano? Bella domandona. No, per noi è stato in effetti un percorso di consapevolezza, che in un momento così importante, così emozionante come quello di una nascita, ci ha spinto a percorrerlo, perché in effetti richiede una grande consapevolezza nelle scelte e, come dicevo prima, anche un certo coraggio. E, però la soddisfazione è in questo risultato, è nel risultato di avere una bambina forte, sana, gioiosa, che sorride a tutti, che sta sempre a suo agio, che è piena di energia, anzi l'energia ne ha da vendere, e questa è sicuramente la più grossa soddisfazione. Poi forse anche la cosa positiva è che questo percorso di consapevolezza un po' che abbiamo fatto insieme porta a essere più liberi, insomma, meno condizionati dalle scelte esterne, che possono essere quelle un po' commerciali, quelle che sembrano delle scelte assolutamente obbligate, che non ci sia altra, un'unica strada. Invece quello che è sicuramente il messaggio, no, si può essere liberi e anche più autonomi, e questa libertà penso che dia tanta serenità interiore anche ai genitori. Questo si trasmette anche come armonia al bimbo. Guido e Maria, grazie mille per questa intervista. Secondo me siete uno straordinario esempio di genitori contemporanei e di come deve essere un approccio sostenibile alla crescita dei figli. Grazie. Grazie, 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 grazie a te.